Ora è il momento di pensare a te stessa, tesoro. È successo tutto talmente in fretta. Come stai? Sai una cosa, Michaela? Quello che mi hai detto oggi mi ha cambiato la vita. Il tuo amore mi ha cambiato la vita. Devo confessarti una cosa. Cosa? Beh, tu sei stata sincera con me. E ti devo la stessa sincerità. Che vuoi dire? Ancora non l'hai capito. Io ho sempre pensato che la mia unica speranza fosse nel fatto che tu e Sebastiano non potevate stare insieme perché eravate fratelli. Per questo è stato così importante per me ciò che hai detto oggi. Voglio che tu guarisca. Per poi andarmene con te lontano, lontano da tutti. Vorrei che andassimo in campagna. Cosa? Vuoi tornare a Ramaio? No. No, a Ramaio no. Ancora più lontano. In un posto dove staremo tu e io. E potremo cominciare una nuova vita. Tu e io. Tu e io. Non immagini quanto ho sognato questo momento. Così brutto mettere le mani nelle sue cose. Comunque devi dare un'occhiata a tutti i suoi documenti. La vita continua, figlia mia. Ti spetterà sicuramente una pensione. E potrai anche vendere questo appartamento. Hai diritto alla sua eredità, come ogni altra vedova. Sai, ho parlato con Walter poco prima che morisse. Lo aveva reso così felice sapere che non eri figlia di Antonio. Sì, è vero, mamma. Almeno è morto felice. Purtroppo questo non mi consola. Ti sembra assurdo, vero? Pure vedi. Anche se parlavo di un futuro per noi due. Lui deve averlo capito, mamma, che mentivo, che non lo amavo. No, non l'aveva capito, te l'assicuro. Anzi, mi ha detto, riferendosi alla tua relazione con Sebastiano, che si sentiva sollevato. Perché tu, anche sapendo la verità, avevi scelto lui, pur avendo la possibilità di un futuro accanto a Sebastiano. Già, ma mi sentivo talmente in dovere di sposarlo. Che non ci ho quasi pensato. Walter ti ha detto qualcosa sull'argomento del nostro incontro? No.
Mi ha detto solo di essere terribilmente preoccupato per te. Di cosa gli hai parlato, mamma? Mamma, puoi dirmi a cosa stai pensando? A quello che ci siamo detti con Walter. Sei sicura che non te ne abbia accennato? No, e non mi va di saperlo. Non ho voglia di pensare a questo adesso. Sono così stanca. Per te sarebbe meglio cercare di dimenticare. Lo vorrei anch'io, mamma, però purtroppo non credo che sia così facile, tanto che basti volerlo. Non puoi chiedermelo ora. Ma dovrai riuscire a farlo, tesoro. È come se vedessi la vita da un buco della serratura. Come se una parte di me potesse solo osservare la vita degli altri, mentre io so di volerla vivere come loro. Una vita senza drammi familiari, nella quale non avrei sposato Walter. Non sarei mai diventata la sua vedova, mamma. Mi sento come se non avessi più lacrime. Forse perché so di non averlo amato come voleva. O forse che sono sfinita dalla stanchezza. Credo di aver esaurito anche il dolore. Io non ce la faccio più. Presto ritroverai la serenità, figlia mia. Tu ami ancora Sebastiano, vero? Allora continua a lottare per averlo. Ti prego, mamma, per l'amor di Dio. Walter è appena morto. So benissimo come ti senti e nessuno lo pretende da te per ora. Ma un domani Sebastiano non sarà certo il primo uomo che lascia moglie e figli per un nuovo amore. Ti prego, rifletti, tesoro. Hai diritto alla felicità come chiunque al mondo. Tu dici, mamma? Sì. Sì, sorridi alla vita, figlia mia. E lascia dietro di te dolori e angosce. O perlomeno prova a farlo. Sei così giovane e hai già sofferto tanto. Sorridi adesso, che nessuno può vederti, nessuno può giudicarti. E poi in fondo, se sorridi, che male fai? Non vedo che male ci sia nel sorridere un po', solo perché gli altri si aspettano da te che tu passi il tempo piangendo. No. Sorridi pure, Micaela. Nessuno può giudicarti per un sorriso. Nessuno. Walter per me era una specie di fratello maggiore. Il padre che non ho avuto. Già. Forse avrei dovuto ricoprirlo io il ruolo di papà. Colmare le sue frequenti assenze. Offrirti un po' d'attenzione. Purtroppo non ne sono stato capace. Non sono stato un buon padre per te. E neanche quel fratello maggiore che invece hai trovato in Walter. Beh, ecco, in fondo non credo che questo sia stato un gran male, no? Anzi, a dire il vero, Franco, io te ne sono grato. Perché così non ho potuto fare a meno di crescere da solo. Noi due abbiamo avuto esperienze molto forti. A parte quella di essere fratelli, chiaramente. Stavo pensando alla sera in cui ho conosciuto Sonia. Senti, Mario, tu credi veramente che la tua relazione, sì, quella tua storia con Sonia, appartenga ormai del tutto al passato? Sì, certo. Sonia è comunque un bel ricordo. È sempre così per il primo amore, no? Resta impresso nella memoria. Aspetta, dove l'ho conosciuta? Ah, sì, ora ricordo.
ad uno di quei balli organizzati da una specie di club, il Progresso di Ramaio. Sì, è vero, me la ricordo perfettamente quella serata. Usasti una mia camicia e tutta la bottiglia del profumo. E quando mi resi conto che l'avevi finito, io ti avrei ammazzato. E quando mi dicesti con quel faccino: sai, mi sono innamorato. Già, e poi ti chiesi se potevi andare tu a parlare con sua madre, ricordi? Sì, me lo ricordo benissimo. E io ti dissi di arrangiarti. Tu non immagini quanto ho imparato da tutto questo, Franco. Bene, mi è servito a capire, ad esempio, che avrei potuto essere migliore se solo avessi smesso di incolpare i miei della mia infanzia infelice. In fondo hanno fatto quello che potevano. Come li ho sempre giudicati male, Franco. E quanto me ne pento adesso, non sai quanto. Ecco la mia bambolina. E pensare che ora sono lo zio più felice e orgoglioso del mondo. Lo so. Io sono un padre soddisfatto e innamorato. Beh, se prepari la bambina possiamo fare una passeggiata, che ne dici? Sì, credo che un po' d'aria farà bene. Mangio a tutti. Tutta, sai. Buongiorno. Ciao, ciao, mamma. Ah, eccola qui. Michela? La mia bella piccolina. Mamma, dov'è Michela? È voluta rimanere a casa di Walter, con Osvaldo e con una loro amica, Susie. Come ti sembra che stia? Ecco, Walter è stato per lei qualcosa di molto importante. Pensavamo di fare un giro nell'orto e andare a prendere tutti una boccata d'aria pura. Mi sembra un'ottima idea. E magari dopo mangeremo tutti qui insieme a Michaela. Allora vado a prendere Sandra, così restiamo a dormire qui, va bene? Molto bene. Credo che non ci sia niente di meglio per me che avervi tutti qui riuniti come per un meraviglioso addio. Perché parli di addio, mamma? Stai partendo, forse? Io ho parlato di addio? Sì. Che razza di sciocchezza. Chissà in realtà che cosa stavo pensando. Non so davvero dove ho la testa oggi. Perché mi guardi così? Mi sembra così assurdo che con tutto quello che ci è successo tu possa preoccuparti della moda. Oh, perché? Che cosa c'è di male? Bisogna pur continuare a vivere, no? E le mie clienti sono tutte molto curiose. Vogliono sapere ogni particolare. E a te non dà alcun fastidio, vero? Oh. Vedi, io non me la sento di andare da sola nel Belice. Non capisco, ma ora che c'entra il Belice? Ecco, tu non hai voglia di venire con me e io ho quei due biglietti che mi ha lasciato tuo padre. Mamma, ascoltami, ti prego. Papà è morto. Lo so, è morto. E io non so cosa fare della mia vita. Sì, lo so che è difficile, mamma. Però la vita continua, l'hai detto tu stessa poco fa. Devi cercare una via d'uscita ad ogni costo. Devi sforzarti di farlo. Oh, ma perché devo sempre sentirmi dire da te cosa devo e cosa non devo fare? In fondo io... sono tua madre. Perché? Perché mi tratti sempre come se fossi un idiota? Anzi, tutti mi trattano come se fossi un idiota. E io invece non lo sono per niente. Sì, però non si capisce mai come la pensi davvero. Odiavi papà e ora lo rivorresti. La trovi una cosa logica? Oh, sì, è molto facile giudicare i sentimenti degli altri, vero? È facilissimo. Voglio vedere come la risolvi. Sì, come la risolvi la tua storia con Franco Gonzales. Voglio proprio sapere come pensi di risolverla. Roberta, amore mio, perché non mangi almeno un po'? L'ho preparato per te, assaggiane un pezzetto. Non mi va.
Vuoi che vada a prendere nostro figlio? Non vuoi tenerlo un pochino in braccio, fargli qualche coccola? No. No, non me la sento, non posso. Roberta, ascoltami. Cosa ne penseresti di consultare un medico? Ma no, perché? Non voglio, non sono malata. È che ho i nervi a pezzi, questa tensione mi sta uccidendo. Amore mio, devi solo cercare di dimenticare. È come se Sebastiano avesse voluto aprirmi tutte le porte dell'inferno e precipitarmi nel buio più profondo. Balboni mi ha detto che anche le cose al giornale non vanno troppo bene. E Roberta? Che cosa hai saputo di lei? Luca l'ha vista e è andato a trovarla. Abbiamo bisogno di te, papà. Nessuna notizia di Pedemonte. Comunque il giudice ha già avviato la causa e hanno arrestato Melani. Purtroppo io non posso fare di più, Novari. Non ci sono sconfitti, Sebastiano. Anzi, abbiamo vinto la nostra prima grande battaglia. Io non lo direi, visto che Pedemonte è in libertà, nonostante tutto. Salute, il mensile che si prende cura di te e del tuo benessere, ti aspetta in edicola a solo un euro. In esclusiva su questo numero, grande dossier da conservare sulla dieta del sorriso, dai cibi antidepressivi al menù che ti fa perdere subito una taglia, ma non il buon umore. Mali di stagione, come difendere tuo figlio da influenza e raffreddore. Speciale benessere, per curarsi e rilassarsi, guida alle migliori terme e spa d'Italia. L'esperto risponde, filo diretto con 27 medici per avere un consulto privato e gratuito. Fitness, vuoi un corpo tonico e snello? Allenati con l'attrice Beatrice Fazzi. Vero salute e gioisci alla vita. Scusi se la disturbo, signora. Mi scusi se la disturbo, signora. Entri. Sì, grazie. Franco in casa? No. È uscito con sua moglie e sua figlia. Sì, capisco cosa intende dire. Sono venuta solo a chiederle perdono per tutto il dolore che mio padre le ha arrecato. Non c'è niente da perdonare. Franco non è l'uomo giusto per te. Non gli dica che sono stata qui. Non intendevo dirglielo. Oh!
Lo ha ucciso lei, Lydia. Ha ucciso lei, Ermanno Fioriti. Walter! Walter! Lei sa perché l'ha fatto. La situazione al giornale è molto grave. Beh, per fortuna mi sono licenziata. E per come stanno andando le cose è un bene che l'abbia fatto. Chi mi preoccupa è Sebastiano. È nel bel mezzo di uno scandalo che riguarda tutta la sua famiglia. Forse sbaglierò, ma penso che Benito Morandi deve saperlo dove si è nascosto il suo amico Pedemonte. E pensare che noi stavamo per preparare un bel reportage su Benito Morandi. Ti sarai rifiutata, immagino. Io no, ma l'ha fatto lui, come era da prevedere. L'avresti intervistato. E perché no, Ottavio? Ma che ti prende? Sono le regole del gioco, è il nostro lavoro. Sì, pronto? Pronto, sei tu, Chiara? Sono già usciti per venire lì a casa tua. C'è anche il capo Massimo, perché tu lo sappia. Beh, precipitatevi a casa di Pedemonte, intesi? Sì, certo. De Lorenzo vuole avere tutto il materiale che potrei raccogliere su Lilly, la figlia. Ne abbiamo già parlato, mi pare. Non sarà così facile intervistare Lilly Pedemonte. Inoltre, mi sembra una cosa di pessimo gusto. Non discutere gli ordini, piccioncina. È un giornalismo che non fa impazzire neanche me, però pare che non se ne possa fare a meno. D'accordo, come vuoi tu. Vi aspetto. Si può sapere che vuoi, Ottavio? Perché mi guardi in quel modo? Questo è il mio lavoro, scrivo degli articoli. Che ti prende adesso? Quando Sebastiano ha aperto la sua pentola maledetta, sapeva bene cosa c'era dentro. Eppure ci ha invitati tutti a mangiare attorno al suo tavolo. Sì, ma no? Ci sono dei limiti. Li conosco, i limiti. Non preoccuparti, non voglio oltrepassarli. Non capisco perché te la prendi tanto. Non lo so. Beh, torno al giornale. Non siamo tutti degli eroi. E poi passerò un attimo da Sebastiano. Insomma, che c'è? Ti costa così tanto dover ammettere che si tratta di un momento speciale per me? Sono come ubriaca, ho troppe cose da fare e non mi do pace. Volevo vedere Michaela e non ho potuto farlo. Non puoi provare a starmi accanto eliminando certe stupide rivalità? Non so che dirti, non lo so. È che le uniche corse che mi interessano sono quelle dei cavalli. Beh, devo andare adesso. Allora ti accompagno giù. Non vuoi darmi neanche un bacino? Sembra che il tuo amico Pedemonte abbia davvero lasciato il paese. Rosa è stata a trovare Sebastiano e mi ha detto che non sta molto bene. Almeno tutto questo sarà servito a far sì che Rosa dedichi più tempo e cure ai suoi figli. Ma anche noi abbiamo bisogno di te, Benito. Beh, sono ancora qui, che altro pretendete da me? Vuoi dirmi che cos'hai, mamma? Niente. Evidentemente sono un po' stanca come te, no? Quando mi sentirò un po' meglio vorrei parlare con Sebastiano. Sarà molto doloroso ripercorrere la nostra storia. Ma deve saperlo anche lui che non siamo fratelli. Credi che nonostante tutto gliene importi ancora? Sì. È molto importante per quello che abbiamo sofferto. Ci sentivamo così in colpa. Io credo che debba saperlo. In ogni caso ho il dovere di dirglielo. Se fossi in te, me ne andrei lontano.
farei un viaggio. O magari accetterei quel lavoro che ti hanno offerto, non so. Farei in modo di avere una vita finalmente normale. Ma questa mattina mi hai detto che volevi la mia felicità. Ed è sempre quello che voglio. Può darsi, ma non riesco a seguirti, mamma. Mi sembri strana. No, sto bene. La verità è che sento e vedo cose che nessun altro può vedere e sentire. Signore, servito. Oh, grazie. Ci voleva proprio un caffè. Ha chiamato Sebastiano? Non l'ho trovato. Strano. Già, ne sono successe tante di cose strane in questi ultimi tempi. Il giornale che era per me come una seconda casa. Anzi, farei meglio a dire che era proprio la mia unica casa. Adesso... Beh, anche il tipo di gente che ci lavorava in questo giornale è cambiato. Sei geloso del successo di Chiara, per caso? No, sul serio. Beh, ti va di cenare insieme stasera, così magari chiacchieriamo un po'. Sì, certo. Ma prima faccio un salto da Sebastiano e poi passo a prenderla. Eh già, così finalmente potremo piangere un po' insieme uno sulla spalla dell'altro. È arrivata la giornalista della televisione. Ho detto che non c'era, ma mi ha detto che aspettava. Me ne occupo io. No, lascia perdere. Pensaci tu, Francesca. Avverti gli addetti alla sicurezza, per favore. Subito, signora. Lascia che siano i ragazzi ad occuparsi di questa faccenda. Tu devi restare qui accanto a me. Quando finalmente se ne andranno, dovrai accompagnarmi in città. Ho degli impegni da sbrigare. Devo parlare con il mio avvocato. Non solamente per chiedere il divorzio, ma anche perché ho deciso di denunciare Sebastiano. Non posso permettergli di continuare ad alimentare questo scandalo. Sai che puoi contare su di me per qualsiasi cosa. Sei tutto quello che mi è rimasto. È molto bello che siate qui. Sono contenta di vedervi. E mamma? Aveva l'aria di non sentirsi troppo bene. L'ho mandata a letto. Cos'hai portato? Questa è tutta roba coltivata da noi. Eva, cosa pensi che abbia la mamma? Sì, pronto. Beh, ecco, non so come certo, dirtelo. Un attimo, per favore. Noi stavamo parlando quando sono uscita con dei discorsi. Il notaio vuole parlare con la mamma. Mamma? Sì, tesoro. Dovresti venire al telefono, è il notaio. Arrivo. Pronto, mi dica. Sì, sto bene. E lei? D'accordo, la ringrazio molto. Bene, ci avvisa lei allora. Arrivederci. Il notaio ha detto che richiamerà per avvisarci dell'ora in cui sarà letto il testamento di papà. Bene, speriamo che ci abbia lasciato un mucchio di soldi. No, vicino. Tuo non è un telefono, è puro antiquariato, bella. Vediamo se così la smetti. Perché non ci avviciniamo anche noi? Perché questo è Nokia Lumia 1020 con 41 megapixel e super zoom. Nuovo Nokia Lumia 1020 con 41 megapixel. Scoprilo su Nokia.it. Le tagliatelle.
quando vuoi dare il meglio. Barilla Emiliane. Secondo le statistiche, si va sempre più di fretta. Per fortuna c'è Prosciutto di Parma. Poco sale, niente conservanti. Prosciutto di Parma difende la tua qualità della vita. Almeno a tavola. Scopri come su difendilaqualità.it. Galbanetto, il salame semplice e schietto. Come Italo, che ha scelto la Campania, ma i genitori della sua morosa erano contrari. Ci voleva il Galbanetto per fargli scoprire che solo le scelte sincere danno gusto alla vita. Galbanetto, la natura schietta di Galbani. Scopri anche tutti gli altri salumi Galbani. A conti fatti, temo che Pedemonte ormai sia fuori dal nostro raggio d'azione. Grazie di avermelo detto, Novari. No, mio Dio, no. Lidia, lei è colpevole della morte di Ermanno Fiorito. Sono colpevole, colpevole. È vero, l'ho ucciso io. Sono disposta a subire il processo e la giusta condanna che mi spetta. Ma non potrei sopportare che i miei figli lo sapessero, no? No, nessuno deve sapere la verità. Nessuno deve sapere il perché. Non lo saprà mai nessuno. Basta, per l'amor di Dio. Basta. Fa buon viaggio, amico mio. Questo posto è così vuoto senza di te. Giuro solennemente di bere in tuo onore tutto il caffè che c'è lì dentro, visto che ti piaceva tanto. Sì, sì, pronto, mi sente? È lei, dottor Vagliani? Sono Osvaldo Durante, dottore. Scusi se la disturbo, ma volevo sapere quando è stata fissata l'udienza preliminare del processo a Mariano Peralta. D'accordo, d'accordo, ho quasi finito. Scrivo ancora due righe e glielo consegno. Lascia perdere, il giornale non esce. E perché? Tanto verrai a saperlo, hanno rapito Chiara. Che cosa ci fai qui? Credo che ancora per un po' possa considerarla casa mia, no? Sì, questa è casa tua. Ma credevo d'averti detto che non avevo intenzione di incontrarti mai più. Perché forse avrei anche potuto perdonarti tutto quello che hai fatto a me. Ma non posso passare sopra quello che hai fatto a mio figlio. Lasciami. Non te lo perdonerò mai, mi sono spiegato? Lasciami. Non ti illudere, chiaro, tu... Va tutto bene, Luciano. Puoi lasciarci soli adesso. Aspetto qui fuori. Sembrava il caso di arrivare a questo, Lily. Non era necessario che portassi anche lui. Un conto è che io non ti perdoni. Un altro è che io voglia nuocerti. Non ti farei mai del male perché non ne vale la pena. Credi che io non abbia sofferto abbastanza dopo aver saputo chi era davvero mio padre? O forse ritieni che non sia stato un castigo sufficiente? Per l'amor di Dio, Lily. Le cose non sono come le vedi tu, così semplici.
Allora forse è il caso che noi due tentiamo almeno di semplificarle, Sebastiano. Perché bisogna pur continuare a vivere, no? Tu non puoi ritenermi colpevole di quello che è successo, Sebastiano, perché non ne so nulla. Ero all'oscuro di tutto. Non ero accanto a mio padre, non potevo sorvegliarlo. Te lo giuro, io non sapevo niente. Andiamo, Lily. Potevi immaginarlo, no? Se io ne ho avuto prove tanto schiaccianti al punto da costringere il nostro caro governatore alla fuga. Ti prego, basta. Ti sto pregando solo di mettere fine allo scandalo, Sebastiano. Tutto questo non ha niente a che vedere con la giustizia. Ma che stupidaggini stai dicendo? La fuga del governatore è il vero scandalo. Il suo beffarsi della giustizia è uno scandalo. La sua impunità è uno scandalo. Basta, ti prego. Basta. Non perseguitarmi, basta, devi smetterla di farmi del male. Non mandarmi più i tuoi colleghi a casa e di' alla tua amica giornalista di lasciarmi in pace. Ma certo, è così ovvio. Eri tu a minacciare Chiara, non è vero? Io non so neanche di che cosa stai parlando, Sebastiano. Non mi ha mai sfiorato l'idea di minacciare qualcuno, puoi starne certo. No, sei fuori strada. Comunque, puoi restare qui tutto il tempo che ti serve per trovare un'altra casa. Il mio avvocato sta preparando i documenti per inoltrare la richiesta di divorzio. E sappi che su quelle carte ho già messo la mia firma. Non voglio vederti mai più. Temo che le nostre ferite non si rimargineranno mai. Fammi il favore di evitare di infliggermene altre. Sei tu. Mamma, sono un po' preoccupato per te. Che c'è? Non ti senti bene? Forse vuoi che chiami il dottor Agosti? No, 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 no. No, mi sento meglio, tesoro. Franco, te lo ricordi il vecchio convento di San Gerolamo a Ramaio? Sì, certo. Sì, me lo ricordo. Mi ha sempre incuriosito quel posto. Sai, non capivo chi potesse avere voglia di entrarci e per quale motivo. Io lo so. Chi entra là dentro quasi sempre cerca pace. E di solito in quei posti si trova. Forse in un convento c'è quella tranquillità che sto cercando anch'io. Ma che stai dicendo, mamma? Pensi davvero di rinchiuderti lì? Ma quando e per quanto tempo? Per quanto sarà necessario. E quando l'hai deciso? Quando l'ho sognato, mi è apparso Walter in quel sogno, che mi indicava il convento. Ho un grande bisogno di pace. È venuta qui con quella specie di gorilla. Ma pensa. Era sconvolta dallo scandalo. Temeva la messa in onda del programma di Chiara. Credi che questo abbia a che vedere con il sequestro? Io non ne ho idea, Ottavio. Alcuni dettagli di questa storia ancora mi sfuggono.
È come se all'improvviso si fosse aperta una voragine che porta dritti all'inferno. Sebastiano, forse questo non è proprio il momento più indicato per dirtelo, però ritengo che tu debba saperlo. Di che stai parlando? Walter è morto. Domani andrò dal dottor Agosti. Sono preoccupato per mamma, non sta bene. Secondo me è solo depressa, Franco. È questione di tempo, le passerà, vedrai. E perché invece non pensate a quante cose potrete fare con tutti i soldi dell'eredità? Secondo te ce l'hanno molti, Franco? Beh, dai documenti che ho visto, papà possedeva una fortuna. Ma di certo non si sa nulla. Ricordi quando immaginavamo di viaggiare verso il centro energetico della Terra, Mario? Io l'ho già trovato, il mio centro. E Michela dov'è? Sta riposando, in camera sua, perché? Bisogna avvisarla, ho appena sentito alla radio che la sua amica è stata rapita. Oh no. Che cosa ha detto? Che vi prende? Perché mi guardate così? Si può sapere? Sembra che abbiano rapito Chiara, Michela. L'hanno detto alla radio. Com'è successo? Oh mio Dio, no. E poi perché? Beh, ecco, perché probabilmente ha divulgato le accuse di Sebastiano. Così sperano di tenerlo a freno, ma secondo me al più presto la libereranno. Oh mio Dio, devo andare. Devo andare. Michela! Francesca, è tardi. Cosa fai ancora alzata? Di là c'è un signore che la sta aspettando. Mi ha detto che ha un messaggio di suo padre. Puoi venire con me? Tardi e tu devi dormire. Lo so, ma non mi va di bella. Non ne ho voglia stasera. Ricordi come ti piaceva quando eravamo piccoli che ti sussurrassi le cose all'orecchio? Sebastiano non si è visto nemmeno oggi. No, ma Ottavio ha parlato di lui con Rosa. Le ha raccontato che Sebastiano gli è parso molto angustiato. È doloroso verificare i propri affetti. Sia nel caso di chi vince. Che in quello di chi perde. Nelle guerre purtroppo non c'è vincitore. Perché non provi a parlare con lui? Non saprei nemmeno cosa dirgli, Eleonora.
dice la sua, senza parlare a metà. Dimmi cos'è che veramente ti...